Buonasera a tutti, sono Maria Luisa Garberi, sono una speleologa del GSB USB di Bologna e questa volta mi hanno dato l'incarico, un incarico importante e piuttosto che mi fa un po' tremare i polsi, di fare la presentazione dell'apertura italiana dell'anno internazionale delle grotte e del carsismo 2021. Voi sapete che il 26 di gennaio c'è stata l'apertura mondiale e l'anno è stato lanciato dall'Unione Internazionale di Speleologia, l'UIS, e a questo anno hanno aderito un numero molto elevato di partner, tra cui voglio ricordare l'UNESCO, insieme a tante altre federazioni, società nazionali di speleologia, eccetera. Ora, l'UIS inaugura questo anno anche in Italia e lo fa con la presenza del presidente dell'UIS, George Weni, che si collega con noi dagli Stati Uniti e che vi racconterà appunto che cosa significa questo anno internazionale delle grotte e del carsismo. Durante la relazione di George, mi farà la traduzione Mario Parise. Il programma di questa sera prevede appunto che inizi George Weni, poi ci sarà il neopresidente eletto della Società Speleologica Italiana, Sergio Orsini, a seguire Giuseppe Priolo, presidente della Commissione Centrale per la Speleologia e il Torrentismo del Club Alpino Italiano. Poi Francesco Antonio Doriglia, presidente dell'Associazione Grotte Turistiche Italiane. A seguire ancora Francesco Maurano, presidente dell'Associazione Tetide APS, associazione che organizzerà, si spera, se il Covid ce lo consentirà e se le cose miglioreranno, il raduno Speleo Camarathon e ci spiegherà durante questa serata quali sono le linee guida per aderire con eventi all'anno internazionale delle grotte del carsismo. Chiuderà la serata Mario Parise, che è presidente della Commissione Cavità Artificiali dell'UIS e vicepresidente SSI, che ci racconterà un po' che cos'è l'UIS. Ce lo spiegherà per bene, dato che se ne sente parlare, ma molti speleologi non sanno esattamente che cos'è. Alla fine di tutto ci sarà un video fatto dall'UIS proprio per l'anno internazionale del carsismo. Ora io, welcome George. My English is very bad, but welcome to the Italian opening. Sorry. Mario Parise will do the translation of your speech. And now I give you the floor. Thank you. Your English is much better than my Italian. Welcome to everyone to the International Year of Caves and Karst. On behalf of the UIS, I thank the Italian Speleological Society and all cavers in Italy for your support of speleology and for the International Year. Giorgio ci ha dato il benvenuto all'anno internazionale delle grotte del carsismo e da parte dell'UIS ringrazia la Società Speleologica Italiana e tutti gli speleologi in Italia per il supporto delle attività che svolgiamo e per quello che faremo per l'anno internazionale. The goal of the International Year is to teach people everywhere about the importance of caves and karst. This includes not just the general public, but it includes land managers, lawmakers, teachers, and even many scientists. If we don't do this for caves and karst, who will? L'obiettivo principale dell'anno internazionale è trasmettere a più persone possibili l'importanza delle grotte e del carsismo. Questo riguarderà non soltanto il pubblico in generale, ma anche molti pianificatori, legislatori, insegnanti e anche molti scienziati.
E George dice: se non siamo noi a fare questo per le grotte e per il carsismo, chi altro potrebbe farlo? We are already succeeding with over 120 partner organizations from around the world, including many non-speleological organizations, which is very important. Sono stati già raggiunti più di 100 partner, più di 100 organizzazioni che hanno aderito all'anno internazionale da varie parti del mondo. E soprattutto la cosa da sottolineare è che molte organizzazioni sono non speleologiche, il che fa capire come questa diffusione di informazioni su grotte e carsismo stia andando al di là del mondo speleologico. You will hear more information later on how you can support the International Year. So I will leave you with some general advice. Più tardi nel corso della serata riceverete delle informazioni su come poter aiutare e contribuire all'anno internazionale, per cui adesso George darà giusto qualche consiglio di carattere generale. First, just because this is the International Year, it does not mean you need to organize big international events. Meetings with small groups are often more important to connect closely to teach people. Come prima cosa dice che anche se è un anno internazionale, non dobbiamo per questo spaventarci e dover organizzare eventi di grande respiro internazionali, perché spesso incontri e workshop con piccoli gruppi possono essere ben più importanti per raggiungere delle piccole comunità, ma importanti per i territori. Second, do not let the pandemic stop you. You can do many important things by email, by telephone, and in meetings, virtual meetings like this one. The International Year website has a guide for virtual activities and many other things you can use to help you. Come secondo punto, non lasciamo che la pandemia ci fermi. Possiamo fare tantissime cose per mezzo della posta elettronica, del telefono o in meeting virtuali online come questo. In più, sul website dell'anno internazionale c'è una guida per tutte le attività virtuali e molte altre informazioni utili che potranno essere d'aiuto a chi vorrà darsi da fare durante quest'anno. Third, do not look for big changes in the next 2 to 3 years. Big changes take time. Look for big changes over 20 to 40 years, especially when today's little girls and little boys grow to become leaders in speleology, leaders in science, teaching, and in government. Come terzo punto, molto importante, non attendiamoci grandi cambiamenti nei prossimi 2 o 3 anni, perché i grandi cambiamenti richiedono necessariamente tempo e potremo vederli solo a distanza di 30-40 anni, specialmente quando i bambini, le bambine di oggi diventeranno leaders, nostre guide nella speleologia, nella scienza, nell'insegnamento e perché no, nei governi. Lastly, at the end of March, the UIS and the organizers of the International Congress of Speleology will decide if the Congress will be postponed to 2022. If it is postponed, we will extend the international year to 2022 for more opportunities to teach the world. E infine, alla fine di marzo, la UIS e gli organizzatori del Congresso Internazionale di Speleologia prenderanno la decisione se farlo effettivamente quest'anno o spostarlo al 2022. Se ciò avverrà, questo consentirà di estendere le attività dell'anno internazionale delle grotte del carsismo fino al 2022, avendo ancora più opportunità di lavoro e di attività da realizzare. Thank you again for your support of speleology. I have another meeting I must join soon in about 45 minutes, but I will stay with you as long as I can. Please feel free to contact me.
If I can help you or the UIS can help you in your good work. Giorgio ci ringrazia ancora per il nostro supporto della speleologia e ci dice che di qui a un 45 minuti ha un altro incontro, un altro meeting, ma fino a quel momento resterà con noi e ci invita a contattare lui e la UIS per qualunque informazione possa servire e per qualunque altro tipo di evento vogliamo organizzare nell'ambito dell'anno internazionale delle grotte del Carsismo. Thank you very much, George. It was a pleasure having you with us. Okay. Thank you very much, George. Grazie, George, di averci fatto questa relazione e di averci raccontato un po' quali saranno le speranze per il futuro delle grotte della geologia e del Carsismo. Ora devo dare la parola a Sergio Orsini, presidente della SSI, neo presidente della SSI, appena eletto, che ci farà anche lui un saluto. Vai Sergio, ti lascio la parola. Grazie Marisa, buonasera a tutti e grazie per essere qui, salve. Sarò brevissimo perché non voglio togliere tempo ai lavori di questa sera. La SSI ed io personalmente siamo davvero felici di dare il benvenuto a questo importante incontro ai nostri soci, ai partners e agli amici internazionali che ci onorano con la loro presenza. And a special welcome goes to George, who has wanted to be with us this evening. Quindi a tutti noi auguri per i lavori che ci coinvolgeranno oggi. Questo evento, che sono certo porterà le nostre iniziative all'attenzione di un più vasto pubblico, è infatti indispensabile per presentare e approfondire la nostra speleologia come disciplina scientifica, non solo importante per i suoi metodi esplorativi, ma anche, forse, soprattutto per il contributo essenziale che sa dare alla salvaguardia dell'ecosistema. Mi complimento con l'Union Internationale de Speleologie per il materiale messo a disposizione, la guida alla pianificazione e il DPA in particolare, ai quali daremo la massima diffusione a tutti i livelli, ma anche per il comunicato stampa che stiamo portando all'attenzione dei media italiani. E non possiamo che rallegrarci tutti della rilevanza data dall'UNESCO al nostro settore di interesse. Quest'anno di lavoro porterà all'attenzione dell'opinione pubblica il patrimonio di risorse naturali che le grotte racchiudono. Si pensi soltanto, ma non è certo agli speleologi che lo si deve ricordare, alla ricchezza faunistica che occorre preservare e proteggere, alla funzione che le grotte svolgono nel sistema idrologico, ai tesori di natura paleontologica che attendono di essere ritrovati, ai microclimi con la loro specifica flora che si generano in prossimità degli ingressi delle grotte, per non citare che alcuni degli aspetti che noi approfondiamo. E in particolare in questo 2021, anno delle grotte e del Carsismo, ci impegniamo come SSI a rafforzare il ruolo della nostra associazione come casa di tutti gli speleologi, a promuovere tutte le iniziative che mi auguro numerosissime, organizzate dalla società o dalle federazioni o dai singoli attori, a fornire sollecita comunicazione di tutti i progetti di cui saremo responsabili per contribuire a questo vasto programma, affinché attraverso la cassa di risonanza offerta dal sito dell'International Ear, Cave and Cars giungano alla conoscenza di tutti gli interessati, cominciando dall'ormai vicinissimo webinar Science Pills che terremo online a partire dal prossimo febbraio per diverse settimane e che ci farà conoscere gli studi dei più giovani ricercatori italiani, passando per le molteplici attività multimediali che si inanelleranno nel corso di questo ricco anno,
il progetto in itinere che mira a realizzare video immersivi girati in grotte destinati alle scuole e a chi non può visitare il nostro meraviglioso mondo. Non voglio neppure dimenticare il progetto Gutta Cavat Lapidem, già programmato, ahinoi rinviato a causa della pandemia, e che dovrebbe coinvolgere gli ipovedenti dell'Istituto Cavazza di Bologna e non solo. Tante iniziative che ci condurranno, o almeno davvero ce lo auguriamo, al nostro incontro nazionale in presenza programmato per fine anno, lo Speleoca Marathon che finalmente ci riunirà dopo una lunga attesa dovuta alla difficile situazione sanitaria. Chi ha assistito all'incontro inaugurale del 26 gennaio si è reso conto, se ce ne fosse stato bisogno, della vastità del lavoro da svolgere per esplorare, proteggere, divulgare un patrimonio al quale tutti teniamo. Ma di queste iniziative dell'anno internazionale delle grotte, del carsismo e delle nostre in particolare vi parleranno più diffusamente i prossimi relatori. Vi ringrazio ancora molto per essere stati qui oggi. Grazie e buonasera. Grazie Sergio, e a questo punto andiamo avanti e io do molto volentieri la parola a Priolo, a Giuseppe Priolo, che è il presidente della Commissione Centrale per la Speleologia e il Torrentismo. So che Giuseppe si sta collegando dall'auto perché è in viaggio, però non ha voluto mancare a un evento di questa portata. Quindi tutto il mondo della speleologia, le grandi famiglie SSI e CAI sono qui per raccontare. Vai Giuseppe. Giuseppe, ci sei? Eccomi qui, eccomi, bene, arrivo. Bene, bene. Probabilmente sarò un po' al buio. Vabbè, pazienza. Vediamo se riusciamo a migliorare. Innanzitutto, buonasera a tutti. Welcome, George. Buonasera a chi ci ascolta, buonasera a chi mi ha preceduto. Io mi scuso per la qualità del collegamento che è veramente pietosa, ma sono in auto perché stavo rientrando verso casa e non volevo perdere questa occasione per portare i saluti della speleologia del CAI, che poi è la speleologia come quella italiana, quella che tutti quanti conosciamo e facciamo con passione da tantissimo tempo. Quando è arrivata la comunicazione di Sergio, e devo dire la verità, sono stato veramente lieto di poter essere coinvolto e di poter far coinvolgere la Commissione Centrale in questa attività. Abbiamo già inviato all'Unione Internazionale la nostra partnership e quindi è stato un momento perfetto per incominciare a parlare. Io, scusandomi di nuovo per il video che probabilmente non si vedrà nulla, perché avevo sperato di avere una migliore qualità di luce in macchina, ma non mi pare che si ottengano risultati brillanti. L'impegno che il CAI, la speleologia del CAI, quest'anno vorrebbe profondere per la diffusione, la conoscenza di questo mondo particolare che ci affascina e spesso affascina anche chi non è del nostro entourage, chi non fa parte del nostro mondo, proprio perché nasconde sempre qualcosa di oscuro, di arcano, di misterioso e sempre di grande curiosità da scoprire. Deve essere necessariamente sfruttato in questo momento, proprio perché grazie anche agli aspetti non negativi del momento storico che attraversiamo, che tutto il mondo attraversa, siamo costretti spesso a stare a casa, spesso a utilizzare sistemi di socializzazione diversi da quelli che notoriamente noi speleologi abbiamo scelto per elezione, quello di stare insieme, di andare in attività insieme, eccetera, eccetera. L'attività di tutti è stata abbastanza limitata in quest'anno. Cercheremo magari nel 2021 di recuperare qualcosa, ma non la vedo gran bene. Vedremo le cose. Ragionando come Commissione Centrale e coinvolgendo i nostri gruppi, le nostre attività sul territorio, i nostri otto, abbiamo
pensato di proporvi e di proporre una mappa delle aree carsiche italiane, però di tipo virtuale. Quindi presenteremo un calendario come quello che vedete adesso in immagine. Dal 25 febbraio ogni mese andremo a raccontare tramite gli speleologi sul territorio della nostra, dei nostri otto, degli organi tecnici territoriali del CAI, le aree carsiche che vedrete, non tutte chiaramente perché molte regioni sono ricchissime, altre un po' meno, e questo è già, sono le date messe in calendario. Sicuramente introdurremo altri appuntamenti e, tra parentesi, molto probabilmente questo percorso di conoscenza e di diffusione continuerà anche per l'anno prossimo. Altri appuntamenti che abbiamo messo già in calendario sono questi: il 18 febbraio parleremo un po' di carsismo d'Oltralpe, anche perché il congresso che si terrà quest'anno ce ne dà un'occasione importante, e parleremo di Ardèche, lo farà Paolo Testa, raccontandoci un po' di quello che sono le grotte, la Vent Saint-Michel e altre cavità come la Gulle de Fossubi in Ardèche. Poi il 13 maggio dal Messico un nostro socio che da un po' di tempo si è trasferito lì ci parlerà di cenotes e quindi di cavità caratteristiche di quell'area che lui frequenta giornalmente visto che ce l'ha dietro casa. E il 5 di giugno il laboratorio carsologico di Bossea, quindi un'emanazione del CAI che riguarda proprio la ricerca scientifica in grotta, sperano tramite Patrizia Diani e Ezechiele Villavecchia di effettuare un evento dal vivo, cioè veramente di dare la possibilità di accedere in grotta, se sarà possibile ovviamente, per scoprire un po' quello che è un laboratorio naturale ormai noto ai più e che ha dato grandissime soddisfazioni al mondo della speleologia e sicuramente ne darà altre. Questo, come vedete, è solamente un assaggio di quello che secondo me nella politica logica di promuovere, quindi utilizzando i social, di far conoscere ai più le nostre attività, dovremmo necessariamente mettere in atto, sfruttando la necessità che ci è stata imposta da questo sistema pandemico che ci sta stravolgendo tutti i giorni dello scorso anno e probabilmente buona parte di quest'anno. Per chiudere, ricordo inoltre che entrerà a brevissimo nell'ambito delle attività dell'anno internazionale anche il 19° simposium di vulcanospeleologia che si terrà a Catania, organizzato per conto dell'UIS dal gruppo Grotte a cui appartengo da un po' di anni, diciamo da sempre, e quindi sarà alla fine di agosto e i primi di settembre un momento per parlare di grotte che non sono carsiche ma hanno un fascino tutto particolare, tra parentesi sono quelle che io preferisco e studio da un po' di anni, da circa 20-25 anni. Adesso vi ringrazio, lascio la parola a chi mi seguirà e vi auguro una buona prosecuzione. Spero di seguirvi muovendomi adesso perché volevo arrivare a casa dalla famiglia. Grazie e buonasera da tutta di nuovo, grazie per l'attenzione. Grazie Giuseppe, grazie infinitamente per il fatto che ti sei collegato comunque dal tuo viaggio verso la bella Catania e quindi noi proseguiamo, speriamo di poterti fare compagnia mentre viaggi, e a questo punto do la parola a Francesco Antonio Origlia, presidente dell'Associazione Grotte Turistiche Italiane, nonché presidente della Fondazione MIDA di Pertosa. Buonasera. Buongiorno e a te. Sì, buonasera, intanto io ringrazio dell'invito e saluti tutti i partecipanti. Giorgio Veni, che ho avuto il piacere di conoscere a Fabriano nel congresso internazionale dell'ISCA. Buon lavoro auguro a Sergio Orsini, che ho il piacere di conoscere questa sera, e a Giuseppe Priolo, poi gli amici Francesco Maurano e Mario Parise. Per noi è questa, grazie a Luis, per noi questo anno e questo momento, questa grande iniziativa
patrocinata dall'UNESCO, è un momento molto molto importante anche per noi. Quindi vi ringrazio per questa grande opportunità dove l'AGITI, l'Associazione Grotte Turistiche Italiane, vuole fare la sua parte. Del resto il tema esplorare, capire e proteggere, il tema dell'iniziativa, è il tema che ci ha fatto incontrare a noi dell'AGITI e alla SSI il 2013. Noi il 2013 l'incontro del sottoscritto con Gian Pietro Marchesi ha posto le basi su un protocollo d'intesa tra le due associazioni che aveva come fondamento temi di questo tipo, cioè quello di collaborare, di integrarsi e di portare avanti varie iniziative che sono state fatte in questi anni. Per esempio penso alla partecipazione dell'AGITI ai vari raduni di Casola Valsegno, Narni, Finale Ligure, Urzulei, a condividere i dati nel congresso internazionale a Pertosa, e come penso alla collaborazione annuale che abbiamo su Animali in Grotta, Puliamo il Buio, alle giornate della speleologia. Ma il clou è diciamo il momento diciamo importantissimo che per noi è stato, spero anche per il mondo della speleologia, diciamo ci ha fatto fare un cambio di passo nella conoscenza di questo mondo ipogeo, perché c'è da dire che per i gestori delle grotte turistiche, per gli operatori delle grotte turistiche, sebbene vivono dentro vivono di grotte, non conoscono sempre questo mondo ipogeo e soprattutto nella loro essenza. Infatti questo incontro, quello dei corsi formativi organizzati dall'AGITI e l'SSI per gli operatori delle grotte e per i gestori delle grotte, ci ha fatto rivoluzionare l'atteggiamento rispetto al mondo delle grotte carsico, nel senso che siamo passati dalla descrizione delle sagome, tucur, costalattiti e stalagmiti, alla conoscenza della speleogenesi, della idrogeologia, la biospeleologia, l'archeospeleologia, alla storia di una grotta, a come sta l'utilizzo di una grotta in termini abitativi, cultuali, stabulari, all'importanza del monitoraggio, all'importanza della ricerca scientifica, alla biodiversità della grotta. Insomma, è stato un incontro e sono stati dei momenti di formazione continua da 6 anni che accade tutto questo, che hanno cambiato il nostro modo di vedere. C'è stato un cambio di approccio che costruito con grande impegno e con grande sforzo. Pensate, 6 anni, 22, 12 corsi, 16 grotte visitate in tutta Italia, 667 partecipanti, 29 docenti, 83 relazioni, 6 università a collaborare per sostenere questi corsi, 12 enti. E l'Associazione Grotte Turistiche e gli operatori delle grotte turistiche quindi hanno avuto la possibilità, grazie a SSI, grazie a questa collaborazione, di conoscere, di approfondire, di documentare, di avere nella ricerca del mondo scientifico, appunto accademico, ma anche di speleologico, quello che è il mondo ipogeo. E solo in questo modo, perché noi siamo stati convinti e siamo convinti ormai, questa è la nostra strada, che soltanto la conoscenza, la consapevolezza ci può portare a una tutela e a una valorizzazione e gestione sostenibile. E noi di questo, su questo, e quindi l'anno, questo anno che svolge questi temi ci trova, come dire, ci trova in armonia con quella che è la nostra vision, nel senso che noi siamo molto impegnati sul discorso della sicurezza in grotta, sia come luogo ipogeo, sia per i lavoratori, sia per i fruitori, i turisti. Stiamo lavorando e lavoriamo sull'accessibilità alla disabilità nelle grotte. Per esempio faccio l'esempio delle grotte di Pertosa Auletta, ma anche Castellane e altre grotte si stanno attrezzando per l'accesso delle carrozzine, piuttosto che con video guide
LIS, con linguaggio LIS e con linguaggio Braille, ma ancora abbiamo messo al centro la formazione continua e la divulgazione scientifica. Abbiamo messo insomma al centro una proposta culturale del mondo ipogeo, sicché chi arriva da noi può conoscere, appunto, ed è questo mi pare l'obiettivo dell'anno internazionale, è quello di conoscere questo mondo. Cioè, pensate, noi qui parlavamo che le grotte c'è passato il fiume, ma non riusciamo a evidenziare i segni, quindi quegli speleotemi, i ciottoli, i famosi ciottoli che dicevano, che ci davano il segno che lì c'era passato un fiume. Non lo raccontavamo. Invece oggi, grazie a questi corsi, grazie a questo rapporto, siamo in grado di capirlo noi e siamo in grado di raccontarlo a 1.200.000 visitatori all'anno che fa l'Agiti, oltre ai 150 milioni di visitatori all'anno di tutte le grotte turistiche internazionali. E quindi stiamo, il percorso chiaramente è lungo e siamo in progress, non è, lo diceva prima George, il cambiamento non si ha in 2 o 3 anni, ma ci vogliono 20-30 anni, ma il viatico per noi fondamentale è basato su 3 concetti. La sostenibilità ambientale, quella di tutelare, salvaguardare il mondo ipogeo per tutte le motivazioni che voi meglio di me conoscete, ma anche una sostenibilità sociale, per esempio. Sostenibilità sociale in termini di il lavoratore, l'operatore che lavora in una grotta turistica deve essere retribuito senza il lavoro nero, deve essere rispettato nella sua gratificazione e anche deve essere gratificato socialmente in termini anche culturali, nella conoscenza e nell'acquisire conoscenza. E poi in sostenibilità economica che può passare attraverso proprio quei primi 2 concetti. Un'offerta di qualità porta a una diciamo produttività sostenibile e quindi a un'occupabilità in termini culturali e nella natura. Noi siamo quest'anno, per concludere, siamo impegnati e collaboriamo con SSI, col CAI, con Speleopolis, per esempio per questo grande momento che Iode Vaele insieme a Gian Pietro Marchesi stiamo organizzando con vari partner per questi appuntamenti che partono l'11 febbraio fino a giugno, appunto, ogni giovedì, di queste pillole di scienza delle caverne, dove io è riuscito a mettere insieme 36 ricercatori, quindi saranno due momenti, ogni giovedì ci saranno 2 ricercatori che affronteranno dei temi. E quindi sarà un momento grande, culturale, dal punto di vista culturale e scientifico, dove come grotte turistiche, come gestori delle grotte turistiche, stiamo promuovendo a tutti gli operatori, a tutte le guide, a tutti i gestori di poter partecipare ed iscriversi a questa full immersion nella speleologia. E poi sosteniamo, e noi, io che sono campano come presidente appunto dell'Agiti, sono molto orgoglioso che in Campania per la prima volta c'è questo primo appuntamento internazionale di speleologia, Speleo Car Marathon. Saluto Franz che si è impegnato tantissimo in questi anni e noi abbiamo dato il nostro piccolo contributo, ma non ci sottrarremo a sostenere tutta l'iniziativa, che si terrà a Marina di Camerota, appunto, dove si tratterà appunto il mondo ipogeo, appunto il archeologico, paleontologico, ma sarà Franz a raccontare quello che sarà quella 3 giorni. Io vi ringrazio e non faremo mancare il nostro sostegno, il nostro impegno con i nostri associati. Grazie ancora. Grazie ad AGTI e al suo presidente. È un'importante collaborazione quella che finalmente dopo anni di guerra è nata e
continua e si rafforza tra gli speleologi e le grotte turistiche, perché in fondo è una amiamo gli stessi posti e quindi è giusto che collaboriamo e cresciamo là dove possiamo l'uno dell'esperienza dell'altro. Bene, a questo punto do la parola a Francesco Afranz Maurano, che invece ci racconterà le linee guida perché i gruppi, le associazioni possono seguire per aderire con i loro eventi a questo anno internazionale delle grotte e del carsismo. Vai Franz. Grazie Marisa, buonasera a tutti, buonasera a George, hello George, ciao a Franco, a Sergio, a Mario, a tutti gli altri che sono qua, e gli altri partecipanti. Io per presentarvi questa cosa mi farò aiutare un attimino da una breve presentazione in maniera da poter leggere un po'. Condivido un attimo lo schermo. Vai, okay. Ops, era l'ultima. Allora, parecchie cose sull'anno internazionale della fibrologia già sono state dette giustamente da Giorgio come presidente dell'UIS. In pratica noi nel momento in cui è stato istituito l'anno scorso l'anno, come è stato detto da qualcuno, con il nostro evento Spero Camargo siamo stati insieme al congresso francese i primi eventi a credere in queste iniziative e a far sì che essa possa veicolare la fibrologia attraverso vari modi. In seguito abbiamo pensato che potevamo racchiudere la fibrologia italiana attraverso uno strumento che già da qualche anno stiamo utilizzando, che sono le giornate nazionali della fibrologia. Infatti sono molto contento che qui sia presente sia Franco come presidente dell'AGT che Priolo come responsabile della commissione Grotte del Cao, i quali in questi anni hanno sempre appoggiato e sono stati partner delle giornate nazionali della fibrologia, facendo sì che queste crescessero nel tempo. Quindi che cosa è stato fatto? In pratica le giornate della fibrologia sono state iscritte sul sito dell'US e compare in pratica il nostro punto di riferimento, che le giornate si svolgono durante tutto l'anno, quindi sarà per noi uno strumento per cui veicolare le nostre iniziative sia attraverso i nostri canali, che possono essere appunto la pagina delle giornate nazionali del FPG, ma soprattutto attraverso i canali dell'US, quindi facendo sì che gli eventi compaiono su di questi. Come diceva George, è stata pubblicata sul sito dell'US una guida alle iniziative in 12 lingue addirittura, quindi per tutti i gusti, in cui vengono descritti come all'incirca organizzare un evento nei suoi vari passi. Però questa cosa adesso la possiamo vedere insieme. Innanzitutto, come dice la guida e come ha scritto Giorgio, un anno è breve e passa molto velocemente, quindi bisogna muoversi a organizzarsi. È scontato creare un gruppo di lavoro attorno a cui lavorare, ma che cosa possiamo fare in quest'anno? Le cose che si possono fare sono le cose che noi abbiamo quasi sempre fatto durante le nostre iniziative rivolte al pubblico, quindi lezione presso scuole, escursioni educative, dimostrazioni tecniche, progetti di arte e cultura, incontri appunto, come diceva Giorgio, stimolare gli amministratori e far conoscere il Carso e le grotte a queste affinché queste vengano prodotte, delle mostre fotografiche, pulizie. Noi siamo stati in Europa forse i primi a lavorare sull'iniziativa di Puliamo il Buio, che è un'iniziativa che va avanti dal 2005, quindi siamo al 16° anno, e che nel corso del tempo, oltre ad aver vinto un premio dalla Federazione Europea come progetto ambientalista, dall'anno scorso in pratica questo progetto è diventato Clean Up the Dark, un progetto internazionale che vuole portare alla luce i vari problemi legati all'inquinamento delle grotte in tutta Europa. Al momento ci abbiamo aderenti la Croazia e la Slovenia, si sta fornendo i dati a breve anche la Germania, e speriamo di portare avanti
maggior numero di nazioni che forniscono i nostri dati. Pulizia di atti vandalici in grotta, se ricordate, durante Usurea abbiamo fatto un seminario, Cave Conservation, qui sono venuti Jim e Ballo, due americani dell'NSS, che ci hanno raccontato come pulire le scritte che troviamo in grotta. Delle volte noi in grotta troviamo delle scritte che testimoniano il passaggio storico, ma delle volte troviamo veramente Pasquale ti amo, scritto l'altro ieri, probabilmente senza conoscere il danno che si stava facendo alla grotta. Quindi i nostri Jim e Ball ci hanno insegnato come ripulire le grotte da queste scritte. Altre cose possono essere conferenze pubbliche, ma tante le cose che possiamo mettere su. Appunto, come diceva George, l'importante è dal piccolo evento al grande. Qua c'è un esempio di varie cose che potete trovare sul sito dell'Anno Internazionale. Al momento sono oltre 40 eventi in tutto il mondo, da eventi come dei webinar, appunto come un concorso speleologico dedicato ai bambini, ma anche il nostro incontro di Speleogamateron, che speriamo che riusciamo a tenere dal 29 ottobre al 1 novembre 2021. La cosa importante, come in tutte le cose, cosa che noi abbiamo fatto con Speleogamateron, è quello di sviluppare una rete di collaborazioni il più ampia possibile, perché, come si dice alle parti, più ne siamo, meglio sembriamo. Quindi il coinvolgere il maggior numero di persone attorno all'evento ci dà la possibilità che questo venga veicolato anche in canali che pensavamo impossibile da raggiungere, quindi coinvolgere naturalmente i musei, i parchi, i governi locali, associazioni ambientaliste, come diceva, penso, prima Giorgio, sono diventati partner dell'ambito internazionale tantissime associazioni di carattere ambientale che non si occupano principalmente di speleologia, ma si occupano di ambiente. Quindi l'importante è coinvolgere, per dire, le sezioni locali del WWF, di Legambiente, ma anche le associazioni ambientaliste più piccole che operano sul territorio, e soprattutto sui territori classici dove bisogna proteggere oltre le grotte, ma anche tutto il territorio sovrastante. Naturalmente viene da sé che bisogna creare un programma e annunciarlo attraverso i vari canali, far sì che la maggior parecchie persone aderiscano all'evento e, come dice qua, per esempio, diceva, dare un piccolo omaggio, sì, un ricordo della giornata in maniera che venga ricordato. Io ricordo quando ho fatto una lezione in una scuola elementare, in pratica ho lasciato la brochurina di animali di grotta che Franco ricordava, i bambini erano felicissimi di vedere questa brochurina, cioè basta veramente poco per ricordare. E mo a distanza di 3-4 anni, quando mi vedono, dicono: ah, professore, ci ricordiamo quando ci hai parlato degli animali che vivono nelle grotte. Quindi è rimasto con un segno legato a quella piccola brochure che loro conservano sulla loro scrivania. Naturalmente è molto importante documentare l'evento affinché poi venga portato all'esterno, quindi pubblicarli sulla nostra piattaforma che abbiamo messo su giornaledellafibrologia.it e naturalmente di conseguenza sul sito dell'Anno Internazionale. E questo per dimostrare al mondo intero, al momento in cui chiuderemo l'evento, che l'evento è stato un successo, nel senso che siamo riusciti a comunicare a maggior numero di persone quello che noi volevamo, cioè l'importanza delle grotte, del carsismo nella protezione ambientale e di tutte quelle risorse di cui si è parlato prima, l'acqua, la biodiversità, eccetera, eccetera. Con questo voglio concludere. Una cosa importante che è successa è che, come società speleologica, come sapete io sono anche consigliere all'interno dell'SSI, abbiamo deciso di inserire nel nostro logo il simbolo dell'Anno Internazionale, e quindi quest'anno tutte le iniziative fatte dalla società, dai patrocini alle iniziative fatte direttamente di noi, porteranno con sé il simbolo dell'Anno Internazionale delle Grotte del Carsismo. Grazie per l'attenzione. Grazie Franz, e ora darei, se puoi, sganciare la condivisione. Sì,
Penso sia, sei già uscito? Perfetto. Bene, adesso tocca a Mario Parise. Mario Parise è il presidente della Commissione Cavità Artificiali dell'UIS e anche vicepresidente della SSI. Mario, ti lascio la parola. Grazie Marisa, sto subito lanciando la presentazione, mi avete già visto prima, spero che sia adesso visibile a tutti voi. Dovrebbe andare bene. Io vi parlo invece dell'International Union of Speleology, cioè di questa organizzazione UIS che praticamente ha realizzato e organizzato questo anno internazionale delle grotte del carsismo e che ha avuto il patrocinio dell'UNESCO. Ve ne parlo provando a far capire soprattutto al mondo speleologico che in realtà tutti noi, le attività che svolgiamo in grotta di qualunque tipo esse siano, sono legate alla UIS e rappresentano in pratica tutto ciò che ci muove nella passione, nell'amore, nella ricerca per il mondo sotterraneo. Sappiamo infatti benissimo che la speleologia è un'attività che si fa in gruppo, non si fa singolarmente, e la cominciamo generalmente attraverso un corso di speleologia di primo livello in un gruppo speleologico. Ho qui messo alcuni loghi di gruppi, ce ne sono centinaia nel nostro paese, che creano e formano con le loro scuole nuovi speleologi. I gruppi si riuniscono poi a livello regionale nelle federazioni che spesso costituiscono il principale riferimento in relazione agli enti amministrativi, ai comuni, alle province, alle regioni, e poi a livello nazionale abbiamo avuto i saluti questa sera sia della Società Speleologica Italiana che del CAI, del Club Alpino Italiano. Sono queste le due società di riferimento nel nostro paese. E a livello internazionale l'UIS raccoglie le società che dal punto di vista dei singoli paesi hanno a che fare con la speleologia. L'UIS è nata nel 1965 e l'acronimo deriva dalla dizione francese Union Internationale de Speleologie, proprio perché all'epoca il francese era ancora una lingua molto più considerata, soprattutto in Europa, rispetto all'inglese, che invece poi nei decenni successivi ha preso sempre più piede. È un'organizzazione che conta 55 nazioni attualmente. Qui vedete riportato anche il website, l'indirizzo del sito, ed è gestita essenzialmente da un bureau, da un consiglio, con le cariche che vedete elencate in questa slide, ma la successiva ci mostra proprio la composizione del bureau attuale, con l'amico George Veni, che ci ha fatto il piacere di essere con noi stasera come presidente, e vedete tutte le altre cariche, tra cui anche quelle dei presidenti onorari come il nostro Paolo Forti. L'UIS presenta tante commissioni e gruppi di lavoro. Collegandosi al sito potete curiosare, trovare i contatti delle varie persone che si occupano di queste commissioni che praticamente comprendono un po' tutte le discipline che riguardano lo studio delle grotte, l'esplorazione, la documentazione. Quindi non si tratta solo di commissioni di carattere scientifico, ma spesso e volentieri sono proprio costituite da speleologi esperti in tecnica, in rilievo e in tante altre attività. Le due bandierine dell'Italia che vedete accompagnano le commissioni che attualmente sono presiedute da italiani, vale a dire la Commissione delle Cavità Artificiali e la Commissione delle Grotte Glaciali, ma in realtà italiani sono presenti in moltissime altre commissioni e gruppi di lavoro. E l'Italia ha sempre avuto un ruolo importante in ambito UIS. Mi piace a questo proposito ricordare Arrigo Cigna, presidente per due mandati, e Paolo Forti, che richiamavo già in precedenza.
Ma tornando alla UIS, se andiamo a collegarci al sito della Unione Internazionale di Speleologia, troveremo una serie di magnifiche immagini che ci fanno vedere la bellezza dei paesaggi carsici, sia in superficie che nel sottosuolo, e sono particolarmente legato a questa che vi ha mostrato in precedenza anche Francesco Maurano, perché ho avuto la fortuna un anno e mezzo fa di visitare Krishnayama, la grotta che vedete in questa immagine, una grotta gestita in maniera attentissima proprio ai fini della sua protezione, in quanto è costituita da oltre una quindicina di laghi di varia dimensione, e la visita concessa a poche persone all'anno, proprio per salvaguardare la grotta, si svolge muovendosi da un lago all'altro mediante canotti. Nel sito UIS troviamo poi ampio spazio per pubblicazioni di vario tipo, a cominciare dal bollettino che viene pubblicato due volte all'anno e dove vengono riportate le principali informazioni sulle attività delle commissioni, sui progetti in atto, soprattutto quelli di carattere esplorativo o di spedizioni, e in particolare gli ultimi due numeri del bollettino comprendono proprio tutto il materiale che è stato prodotto, anche a firma di George Veni, come ricordavamo dall'inizio, come guida per la realizzazione e l'organizzazione di eventi nel corso di questo anno internazionale. Tutti i bollettini sono scaricabili gratuitamente dal sito. C'è poi un organo che è quello proprio scientifico, l'International Journal of Speleology, che è la rivista scientifica della UIS di riferimento, dove scienziati pubblicano le loro ricerche riguardanti il mondo sotterraneo in tutti i suoi aspetti. È una rivista di ottimo livello, come dimostra anche l'indice bibliometrico, l'impact factor, per chi si intende di questi argomenti, pari a 1,73, quello l'ultimo disponibile del 2019. E ancora, sempre per parlare di pubblicazioni, dal sito UIS ci si può collegare al portale informativo sul carsismo, il Cars Information Portal, che è gestito dalla University of South Florida a Tampa, negli Stati Uniti d'America, e che è un archivio digitale di moltissimi dati, informazioni e pubblicazioni che riguardano le grotte e il carsismo. Ma certamente l'attività per cui è più nota l'UIS sono poi i congressi internazionali di speleologia che si tengono ogni 4 anni, il primo nel 1953 a Parigi, e vedete ho riportato in grassetto il secondo perché è stato l'unico organizzato in Italia, a Bari. Ne sono stati tenuti 17 sinora, e negli ultimi decenni c'è questa usanza di alternare un congresso organizzato in Europa a uno in un paese extraeuropeo. L'ultimo è stato quello del 2017 a Sydney, in Australia, e per quest'anno è previsto quello in Francia. C'è qui una serie di punti interrogativi perché in realtà, come già ricordava George Veni all'inizio, a marzo si deciderà effettivamente se fare il congresso quest'anno o spostarlo all'anno prossimo. Una soluzione che personalmente prediligerei proprio per avere più tempo di recupero dalla pandemia che ci ha colpito e che colpisce ancora tutto il mondo, ma anche perché in questa maniera avremmo più tempo per più attività che rientrino nell'anno internazionale delle grotte del carsismo e che possono essere poi riassunte e concluse in occasione del congresso, se questo si realizzerà nel 2022. Questi congressi in realtà non sono soltanto di importanza scientifica, ma anzi costituiscono dei veri e propri raduni. Qui ho messo una foto che ricorda quello del 2015 che si è tenuto a Postumia in Slovenia, proprio per ricordare i 50 anni della UIS, che lì fu fondata durante il quarto congresso, e dopo 50 anni vedete qui questo magnifico assembramento dei partecipanti sulla scala che è la scala d'ingresso alle Postanska Jama, alle grotte di Postumia, celebrazione che fu anche accompagnata dalla pubblicazione del volume
50 Years of UIS che in quell'occasione è stato prodotto. Torno un attimo al congresso di Bari, vi dicevo l'unico fatto in Italia, qui vedete dei volumi un po' ingialliti degli atti congressuali pubblicati in francese, in realtà come vedete dalla copertina non fu tenuto solo a Bari ma Bari-Lecce-Salerno, era itinerante e le stesse escursioni hanno riguardato tutta una serie di siti carsici di importanza delle regioni, regioni coinvolte. Vi dicevo, questi congressi vedono la partecipazione, soprattutto quando si svolgono in Europa, di grossi numeri. A Brno nel 2013 eravamo oltre 1000 con una notevole rappresentanza dell'Italia che era tra i paesi numericamente più presenti e molti lavori, in particolare 36 quell'anno, furono presentati da speleologi italiani e contenuti negli atti congressuali. Quattro anni dopo, a Sydney, i numeri si abbassano un po' dal punto di vista della partecipazione, data la distanza e la maggiore difficoltà di raggiungere un luogo così lontano da, dall'Europa, ma i lavori restarono numerosi dal punto di vista della rappresentanza italiana, sempre molto, molto attiva da questo punto di vista. Non solo scienza, i congressi sono anche il luogo in cui si svolgono delle gare, le Spele Olympics, per tutte le età, come vedete anche in queste immagini, ma soprattutto sono una, un luogo di incontro, di confronto, di scambio, di convivialità tra gli speleologi, è in pratica assimilabile ai nostri raduni nazionali. Le ultime slide le dedico a un qualcosa che ritengo molto importante, anch'esso lo ritroviamo sul sito UIS, il codice etico che è stato visto più rivisto più volte, ci sono state varie revisioni fino all'ultima proprio di Brno. A seguito di quel congresso, anche in Italia l'abbiamo tradotta e pubblicata con Giovanni Badino e Arrigo Cigna, è un qualcosa, un documento di grande importanza perché molto spesso siamo anche noi, pur frequentando le grotte, che dimentichiamo l'importanza della salvaguardia e della protezione di questi ambienti. Abbiamo quindi il dovere di conservarli, di proteggerli, di salvaguardarli per far sì che anche le future generazioni possano godere di questi ambienti come li stiamo vivendo e come ne stiamo godendo noi. Da questo punto di vista nascono i messaggi del tipo: viaggiamo senza lasciare tracce, non lasciamo nulla se non le nostre impronte, è un codice etico che dobbiamo tenere sempre a mente, ricordare a tutti, soprattutto a chi si affaccia al mondo della speleologia, anche dal punto di vista scientifico, perché per troppi anni in passato, con la scusa della scienza, abbiamo prodotto dei danni in grotta, campionando troppo, distruggendo alcuni siti, e invece ci siamo per fortuna negli anni, con l'esperienza, con gli errori, dagli errori dobbiamo sempre trarre elementi positivi e imparare, abbiamo capito che il campionamento va fatto in maniera oculata, ridotto al minimo, e che dobbiamo innanzitutto rispettare l'ambiente grotta e i reperti che esso contiene, qualunque tipo di reperti essi siano, quindi provare a studiarli, ad analizzarli all'interno del loro contesto. Per questo motivo sempre di più si utilizzano per scopi scientifici delle grotte che hanno già in parte perso la loro naturalità, come ad esempio le grotte turistiche, che in questo, da questo punto di vista sono importantissime perché ci consentono una serie di sperimentazioni che altrove produrrebbero certamente più danni. Io vi lascio con quest'altra immagine, anch'essa risale alla fine del congresso di speleologia nella Repubblica Ceca a Brno, augurandomi e augurandoci di tornare quanto prima possibile a assembramenti di questo tipo, che vorrà significare che il peggio è passato e che abbiamo ancora la possibilità di rivederci insieme, di chiacchierare, di raccontare, di parlare di grotte, anche, perché no, davanti a un buon bicchiere di vino. Vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto con il logo di cui vi ha già parlato
Francesco Maurano in precedenza. Grazie Mario, ti ringrazio. Chiederei a qualcuno che magari mastica meglio di me l'inglese tra noi partecipanti ristretti di rispondere a George, che ci ha salutato e ci ha lasciato come ci aveva preannunciato perché aveva un impegno, 8 ore di distanza da noi nel New Mexico, e quindi ci saluta e ci ringrazia, fa i complimenti ai relatori, dove dice che sebbene lui non conosca l'italiano, il livello è stato veramente, è stato veramente alto. Ora io lascerei la parola. Noi abbiamo, intanto voglio dire, abbiamo trasmesso l'incontro su varie pagine Facebook e c'era uno staff di persone che stavano controllando queste pagine Facebook, e in queste pagine sono stati fatti commenti, ringraziamenti e domande. Quindi io adesso lascio la parola a Ilenia, che ha convogliato le domande per poterle porre ai relatori che fossero ancora presenti. Ilenia, a te. Eccomi, buonasera a tutti. Allora abbiamo un po' di domande. La prima è per Mario ed è per l'UIS essenzialmente. Quindi ci sono gli amatori delle cavità artificiali che hanno una domanda. Dicono: ma l'UIS, che tu sappia, l'UIS ha intenzione di pensare a qualcosa di simile all'anno internazionale delle grotte del carsismo anche per le cavità artificiali? O le cavità artificiali sono già incluse in questo evento? Assolutamente sono incluse. Le cavità artificiali sono un pezzo importante, al pari degli altri, della attività che si svolge in ambito UIS. Come vi dicevo, c'è una commissione specifica che si occupa di cavità artificiali, per cui va da sé che eventi organizzati in cavità artificiali o che riguardano quel tipo di cavità rientrano assolutamente negli eventi dell'anno internazionale delle grotte del carsismo, poiché spesso e volentieri sappiamo che proprio chi si occupa di questo tipo di cavità tende ancor di più, diciamo, di chi invece va in grotte naturali a scrivere, a raccontare, a fare ricerca scientifica di vario tipo, soprattutto storico, culturale, archeologico. Si tratta quindi anche qui di una materia che assolutamente appieno rientra nelle attività UIS in generale e in particolare quelle di quest'anno internazionale. Ok, grazie. Ne abbiamo un'altra. Quindi chiedono se l'eventuale slittamento del congresso internazionale possa provocare anche lo slittamento di Ipogea. E su questo ancora non abbiamo una risposta, nel senso che è ovvio che appuntamenti così importanti, ricordo che Ipogea è il congresso internazionale legato alle cavità artificiali, che dal 2015 stiamo realizzando ogni 2 anni, quindi faremo di tutto per evitare sovrapposizioni oppure incontri troppo ravvicinati nel tempo. Dobbiamo avere un po' di pazienza, capire innanzitutto cosa si deciderà per il Congresso Internazionale di Speleologia in Francia, se si farà quest'anno o meno, e di conseguenza saranno poi prese le decisioni anche in relazione a Ipogea. Ok, ti ringrazio anche per questa risposta. Poi abbiamo un commento che è sempre legato, un commento domanda, sempre legato a questo slittamento eventuale del congresso, perché c'è Raffaele Quagliarella che dice che probabilmente spostare il congresso di un anno potrebbe far perdere il peso della comunicazione di quello che si vorrebbe comunicare. Non so se Francesco Maurano vuole rispondere lui a questo commento. Altri anche. Per quanto mi riguarda, lo dicevo prima,
l'aspetto positivo che io vedo è che ci sarà più tempo, anche un po' del 2022, per fare altre attività. Quindi cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno da questo punto di vista. A te, Franz. Forse la domanda intendeva se lo spostamento del congresso fa perdere di valenza le comunicazioni, i lavori presentati al congresso. Forse questa è della domanda. Secondo me gli organizzatori, nel momento in cui lo sposteranno, riapriranno i termini per un adeguamento dei lavori. Ad esempio, ho presentato un lavoro prospettico con quello che sarà Speloga Marathon, che è un lavoro prospettico di intenzione, diciamo un poster di intenti. Naturalmente, se noi facciamo Speloga Marathon, il nostro lavoro diventerà un consuntivo di quello fatto, e di conseguenza, se ci viene data la possibilità di un altro anno, secondo me, di apriranno di nuovi termini della presentazione dei lavori, in maniera che questi possono essere integrati, se debbono essere integrati o aggiornati con nuovi dati. Dal punto di vista comunicativo, come diceva Mario, il fatto di spostare il congresso in un anno ci dà più tempo per fare tante cose e per essere ancora di più presenti al congresso internazionale con delle cose fatte, anche perché se avete navigato un po' sul sito del congresso ci stanno tante sessioni in cui non sono solamente scientifiche, ma sono anche sessioni di divulgazione, di comunicazione, eccetera, eccetera. Quindi anche degli eventi che noi possiamo trasformare da un evento a un qualcosa di più strutturato da presentare a un congresso come un'attività fatta nell'ambito internazionale delle grotte del Carsisi. Io mi sento di dire questo, appunto, stimolare tutti quanti ad operare. Come abbiamo detto, ci stanno varie maniere, incontri, webinar, attività molto più ristrette, grandi eventi. Cioè l'importante è presentare delle attività e che queste le facciamo rientrare nell'anno internazionale in maniera che gli diamo ancora più valenza, ancora più importanza. Grazie Franz. Ovviamente chiedo a tutti di ribadire che gli eventi sono aperti a tutte le persone, anche a non speleologi. Perché ci sono stati un po' di dubbi, molti hanno chiesto se fossero aperti anche a non speleo, quindi magari cerchiamo di ribadire che è aperto a tutti. Certo, questa è una delle cose su cui insisteva maggiormente George nel suo saluto iniziale. L'obiettivo non è tanto raccontare tra di noi che viviamo e ci occupiamo del mondo delle grotte una serie di cose, ma bensì è allargare il campo, coinvolgere persone che magari vivono in ambienti carsici ma che non si rendono conto dell'importanza e della delicatezza di questi ambienti, coinvolgere amministratori, coinvolgere politici. Mi collego a quello che diceva Franco Dorilia, all'importanza che da quando sono iniziati quei corsi di formazione alle guide delle grotte turistiche si è aperto un nuovo mondo per loro, ma anche per noi, è reciproco, proprio perché abbiamo tratto ciascuno vantaggi e maggiore conoscenza dall'esperienza degli altri. Quindi non è un qualcosa di chiuso in ambito speleologico, anzi lo sforzo da fare è proprio coinvolgere quanto più possibile organizzazioni, associazioni non speleologiche e rendere a loro note le nostre attività, coinvolgerli, farle insieme per far sì che questo sia un punto di partenza e che negli anni prossimi possiamo continuare a lavorare insieme a loro e magari assorbire un po' di nuove persone, nuova linfa che si appassiona al mondo delle grotte. Ok, grazie Mario. Ora passo a Francesco Dorilia perché abbiamo una domanda anche per lui. E la domanda è se avete notato dei cambiamenti... Mi sentite? Ora sì. Ok, quindi ripeto la domanda. Se avete notato dei cambiamenti e nei commenti e nelle aspettative del pubblico in seguito al progetto della formazione per le guide turistiche. Quindi è cambiato qualcosa nel pubblico?
Ma guarda, assolutamente, per noi questa io non è questa, questo mio entusiasmo, questa mia testimonianza non è da convegno, è, si struttura sull'esperienza che abbiamo acquisito in questi anni. Guardate, è stata una rivoluzione per noi. Voi dovete pensare, immaginare che le nostre guide in questi corsi in diretta attraverso Io Deve Aere, Paolo Forti, ma tanti altri che adesso non elenco, hanno le guide stesse, hanno avuto consapevolezza che la loro offerta, diciamo, era molte volte, immaginate soltanto le colorazioni, per esempio, delle concrezioni. Noi tutte le nostre guide dicevano ossido di ferro, ossido di manganese, e Paolo Forti ci ha rivoluzionato parlandoci appunto degli acidi umici, degli acidi flavici, insomma della degradazione organica a monte. E per le guide è stato una acquisire conoscenza e trasmetterla, perché poi il discorso è proprio questo, cioè non bastano i libri, ma ascoltare un Paolo Forti, andarci, avere questo contatto diretto con Io Deve Aere, trasmettersi tutto questo, significa poi che quando sono arrivati hanno avuto anche la certezza, la sicurezza di poter dare questa nuova conoscenza scientifica, basata sulla scientificità, al grande pubblico. E guardate, il turista, il visitatore percepisce, anche perché la riflessione che noi qualche anno fa facevamo era questa: è cambiato il turista. Oggi il turista che sceglie la grotta, parlo di decenni fa, 10 anni fa, prima della rete, venivano a farsi la scampagnata, venivano a fare altre cose, erano molto. Oggi arriva un turista consapevole, un turista che attraverso la rete già conosce più di te il mondo ipogeo, o comunque vuole scoprire qualcosa. Ebbene, non puoi arrivare nella grotta, al di là dell'emozione del sito, di scoprire un mondo, una nuova grotta, eccetera, ma non puoi avere una guida che non ti trasmette conoscenza. Semmai tu turista sei andato sulla rete, ti sei informato, eccetera, eccetera, ecco, perché c'è anche questo, lo dicevate adesso, no? Il mondo speleologico negli ultimi anni, e lo sostiene Giorgio, la sostenuto Giorgio, lo diceva Mario, si sta aprendo al grande pubblico, si sta aprendo fuori, non è più autoreferenziale. Quindi vuol dire che il cittadino che acquisisce anche la conoscenza arriva qui e noi ci troviamo, semmai, a raccontare Totò, il presepe, il trullo e tutte queste sagome. Quindi diciamo, noi abbiamo dei riscontri su che cosa? Con TripAdvisor, di come, cioè, le testimonianze, è apprezzatissima la bravura delle guide, l'informazione che le guide danno dal punto di vista proprio scientifico, dal punto di vista della conoscenza. Questo è il cambio, noi l'abbiamo vissuto proprio, cioè c'è un cambio da 6 anni a questa parte, c'è un cambio delle nostre guide dal punto di vista della conoscenza e culturale. Grazie mille, veramente mi fa tanto piacere anche sentire che la scienza arriva al turista direttamente, andando a visitare una bellissima grotta come Pertosa. Ora mi sposto su Maurano e chiedo, faccio a lui un'altra domanda che riguarda eventi e webinar. Viene chiesto se possono essere organizzati dei webinar con argomento di cavità artificiali. Ecco, come ha detto Mario, sicuramente sì. Nel senso che le cavità artificiali fanno. Dimmi, scusi, lei? No, dicevo, è inclusi, la cavità artificiale è inclusiva, quindi dei webinar che vanno anche sulle cavità artificiali sono ben accetti nella,
in queste, appunto nel contenitore che abbiamo voluto creare, che sono le giornate nazionali dell'archeologia, che è un contenitore, come lo è stato negli altri anni, aperto a tutti i tipi di iniziative in cui si fa archeologia, appunto, che va dalla cavità artificiale all'archeologia subacquea, all'archeologia glaciologia, a tutte le cose che popolo il nostro variegato mondo. Volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Franco, per dargli conferma della verità. Io sono stato a Pertosa, beh, Pertosa è un posto a me caro e noto, accompagnando i cugini a fare le visite alle grotte, ma lasciandoli guidare dalle guide delle grotte. E da un po' di tempo a questa parte è un'altra visita, appunto. Non vengono più raccontati i presepi e le madonnine, ma viene raccontata la grotta nella sua specificità e nella sua particolarità per quella che è e per le cose che ci sono dette. Quindi sicuramente il lavoro fatto in collaborazione tra SSI e AGT è stato un grande lavoro, e che a beneficiarli sono i turisti, che a questo punto hanno una visione della grotta più completa e più cosciente. Ti ringrazio, Franz. E ho un'ultima domanda, commento generale verso chiunque voglia rispondere. Viene da Fedele Messina di Calipè e chiede, lui ha fatto un commento molto interessante, dice che il video dell'anno internazionale delle grotte del Carsismo è molto incentrato sull'acqua, quindi vuol dire che l'acqua ha un valore fondamentale per le grotte, ma anche un valore fondamentale per l'uomo. E la sua domanda arriva proprio dall'utilizzo che l'uomo fa con l'acqua. Quindi se un giorno l'uomo andasse a captare un po' troppa acqua, andrebbe a creare degli squilibri, oppure se andasse a captare dell'acqua vicino alle coste, creerebbe anche una sorta di intrusione del cuneo salino, quindi andrebbe a un minimo destabilizzare l'equilibrio della falda così come oggi. E quindi lui vorrebbe sapere dove andare a valorizzare questo tema, cioè far capire a tutti l'importanza di questa tematica. Mi intrometto un secondo per dire al pubblico che il video su cui Fedele Messina ha fatto le domande lo vedrete tra pochi, dopo la risposta, credo, di Mario. Se non avremo più altre domande, manderemo in onda il video. Scusami Mario, mi sono intromessa. No, figurati, hai fatto benissimo. L'acqua, beh, certamente quello che dice Fedele è... L'acqua è uno degli attori principali, se non il principale, che crea il paesaggio carsico e le grotte. Noi viviamo in un'epoca in cui diamo per scontate una serie di cose. Ad esempio, nel nostro mondo occidentale di oggi, la disponibilità dell'acqua, l'acqua l'abbiamo, lo diamo per scontato, andiamo lì, apriamo il rubinetto, l'acqua scorre. Ci sono ancora parti del mondo in cui ciò non avviene o non avviene sempre durante tutto l'anno. Ci dimentichiamo del fatto che è una preziosa risorsa naturale e dovremmo anche pensare a salvaguardarla e a proteggerla, non a sprecarla. La domanda di Fedele aveva una serie di verbi al futuro. Se facessimo questo creeremmo problemi? La triste realtà è che già li creiamo, già li abbiamo creati questi problemi. La regione in cui vivo e lavoro, che è una penisola, la Puglia, con tanta costa da entrambi i lati, è aggredita dall'avanzamento delle acque salate, e gran parte delle acque sotterranee presenti sono salinizzate per questo motivo, anche per qualche chilometro o decine di chilometri verso l'entroterra. È uno dei tanti problemi. Gli acquiferi carsici sono una risorsa preziosissima, hanno acqua di grande qualità, ma sono estremamente fragili, vulnerabili. Cosa significa? Che possiamo danneggiarli in maniera rapida e spesso irreversibile.
Anche per questo è importante l'anno internazionale, perché se ragioniamo di questi temi, se li spieghiamo alle comunità che vivono in territori carsici, ai bambini, ai ragazzi soprattutto, possiamo contribuire ad aumentare la consapevolezza di un dover vivere in maniera sostenibile nei territori carsici, di rispettarli per il loro, cioè per il bene dei territori stessi, ma soprattutto per il nostro bene, per il bene di chi ci vive. E in questo senso l'acqua è un elemento di primaria importanza, assolutamente prioritario. Una bella iniziativa potrebbe proprio essere un'organizzazione di un incontro o dei webinar dedicati a questo tema, all'importanza dell'acqua nel territorio carsico, a come possiamo agire noi quotidianamente con i nostri comportamenti per minimizzare gli sprechi ed evitare episodi di inquinamento. Grazie Mario. È l'ultimissima domanda che riguarda sempre le cavità artificiali, è quella se fosse possibile valorizzare la cavità artificiale che ha una funzione di raccolta e che attualmente è dimenticata, quindi ad esempio una cisterna, ed è, viene sempre da Fedele Messina. E qui mettiamo insieme due elementi di cui abbiamo parlato molto, cioè l'acqua e la cavità artificiale. L'uomo nello sviluppo delle varie civiltà ha sempre avuto bisogno dell'acqua e ci sono dei posti straordinari nel nostro paese che dimostrano la fatica che l'uomo ha messo nello scavare determinate cavità per trasportare e conservare l'acqua. La fatica da un lato, ma la conoscenza dall'altro, perché sono stati scavati degli acquedotti sotterranei, ad esempio, lunghi anche chilometri in varie epoche storiche, mediante i quali l'uomo si approvvigionava di acqua anche a grande distanza dai luoghi in cui c'erano le sorgenti. Questo è una testimonianza della capacità dell'uomo e certamente sono posti da rivalutare e soprattutto da far conoscere. Molti degli abitanti di un certo luogo magari non sanno che sotto la loro casa o nei pressi, nel loro quartiere, ci sono cisterne sotterranee, ci sono frantoi ipogei, ci sono tante altre strutture che l'uomo ha scavato e ha utilizzato nel corso delle epoche passate. Anche la diffusione, la disseminazione di informazioni su questi luoghi può fare tanto per accrescere la cultura speleologica. Grazie Mario. Grazie a te. Abbiamo finito, sì, con i commenti. Allora, a questo punto, se abbiamo finito con le domande, io direi che potremmo mandare in onda il video e chiedo alla regia di mandare in onda il video per poi, alla fine del video, qualora ci fosse qualche altra domanda, altrimenti dopo saluteremo il nostro pubblico e ringrazierò i relatori, eccetera. Quindi adesso vediamo un attimo il video. Water, the basis of all life. 13% of the world's groundwater is in karst areas, hidden in the dark of our Earth. At a rapid speed, the water flows underground through these karst landscapes, forming in part extensive cave systems, and returns to daylight unfiltered from springs. About 700 million people worldwide source their drinking water from karst groundwater. These include large cities such as Rome, Vienna, and Damascus. Karst areas and their caves can be found all over the world. Although they look different externally, they all drain water underground.
In order to teach everyone about these hidden worlds, 2021 has been declared the International Year of Caves and Karst. This is necessary because these landscapes, which took millions of years to create, are threatened with destruction and poisoning within a few human generations. This is done partly out of ignorance. Few people see what is under their feet. Most of our knowledge of karst comes from cavers and scientists who descend into these hidden worlds to explore them, increasing knowledge to preserve these fascinating resources. Caves make it difficult for researchers. Deep abysses, bottlenecks, huge halls, passages underwater, crashes. Cave systems can be very complex. The longest extend hundreds of kilometers. And the deepest is more than 2,000 meters. Despite all of the challenges, cavers bring light into these unknown worlds. Wonder worlds, full of bizarre beauty and an immense wealth of forms. More than 90 UNESCO World Heritage Sites and more than 70 global geoparks are in cave and karst areas. Every year, hundreds of millions of people visit the world's show caves, making them important economic engines for entire regions. Cavers observe, measure, take samples. Tens of thousands of kilometers of caves have been discovered, mapped, and documented by them. This basic research forms the basis for further studies. For example, dye tests to track the course of the water. But it's not just the water that's of interest. Caves harbor valuable climate data, and their sediments house archives of past life. Caves have always played a special role in human history. From the beginnings of human culture to the present day. However, the most recent things that people have brought into caves do not belong to our glorious heritage. They endanger not only important drinking water reserves, but also fragile underground ecosystems. Caves contain a diverse and rare, highly specialized fauna, which also benefits humans. Bats alone help produce more than 450 products in food, medicine, and industry. In 2021, the International Year of Caves and Karst, cavers and thousands of their friends worldwide will promote understanding and protection of caves and karst with events around the world. Coordinated by the International Union of Speleology, the global organization for caves and karst. We invite everyone to join the International Year events in their areas and learn more about the fascinating world of caves and karst.
Bene, a conclusione del video chiedo a Ilenia se ha ricevuto altre domande dal pubblico. No Marisa, non ho ricevuto nient'altro, solo tanti ringraziamenti, quindi per tutti, per chiunque abbia parlato oggi. Bene, io a questo punto, se tutti sono d'accordo, comincerei a pensare di salutare il nostro pubblico, ma prima di fare questo, e quando mi è capitato in qualche webinar di farlo, mi sento un po' una rockstar sul palco, cosa volete, una vecchietta ogni tanto può montarsi anche la testa, e quindi oltre ai relatori che sono intervenuti e che ringrazio per le loro interessanti relazioni, ringrazio tutta la regia e lo staff che ha permesso questo, e quindi vi dico che dietro le quinte hanno lavorato Giovanni, Ilenia, Jenny, Rosa e Maurizio, e hanno fatto sì che questa trasmissione fosse possibile, controllando le pagine Facebook su cui questo evento è stato rimbalzato, leggendo le domande e poi riportandole ai relatori, insomma facendo tutto quello che poteva servire per mandare avanti la trasmissione. Io a questo punto ringrazio tutti, Giorgio ci ha già lasciato, ringrazio Sergio Orsini, presidente della SSI, poi in ordine di apparizione ringrazio Giuseppe Priolo, che ho visto che ha scritto in chat che è arrivato a casa, quindi sono contenta che il viaggio per lui sia finito. Poi ringrazio Francesco Antonio Doriglia, ringrazio Francesco Maurano e Mario Parise. Faccio a loro tutti i complimenti che sono arrivati e sono stati tanti che mi hanno fatto vedere e girato le persone dello staff. Io a questo punto saluto tutti e auguro e spero che sia un buon anno internazionale delle grotte del Carsismo e un buon anno per tutti noi, e che noi si possa ricominciare ad andare in grotta. Ciao a tutti e grazie ancora. Ciao. Saluto anch'io tutti i partecipanti, vi ringrazio per essere stati attenti, ringrazio lo staff che ha lavorato in maniera eccezionale, e speriamo di incontrarci presto in verticale, nel senso ci vediamo di persona, non più via web, ma ci possiamo vedere fuori all'aperto per poter fare cose insieme. Grazie ancora e arrivederci a tutti.